quello che però mi preme sostanzialmente dire che le persone si sono talmente illuse di tutte queste frottole che ci hanno raccontato, che sono frottole, che se tu che sei una tributarista, ragioniere, fiscalista, dici loro no, guardate che non esistono queste cose, guardate che gli incentivi a fondo perduto, a parte i 600 euro che ribadisco non sono arrivati a tutti, non ci sono, perché la gente si arrabbia con te? Ma attenzione che anche i 600 euro in realtà sono dati alla persona, non solo all'impresa. Esatto, era questo che volevo specificare. Quindi per le imprese dal primo DPCM, nonostante tutta la liquidità annunciata, 400 miliardi il 6 aprile, 55 miliardi ieri, non è stato dato nulla, non è stato erogato nulla, non è stata immessa alcuna liquidità. Esatto, non c'è nulla, non c'è nulla. E ripeto, quello che è stato fatto dei 25 mila euro, sottolineo, è un prestito. Quindi valutare bene, ma molto bene, se richiederlo o non richiederlo, perché potrebbe essere anche insufficiente, perché come dicevi te prima, potrebbe essere che io ho uno sconfino in banca, quindi mi va a chiudere lo sconfino, quindi in realtà magari effettivamente in soldini porto a casa poco. No, quello che porti a casa, e allora in poche parole, in buona sostanza, se tu richiedi un prestito di 25.000 euro va a finire che ci paghi i debiti, quindi non riesci ad avere ulteriore il debito con la banca, quindi non riesci ad avere… Non mi è stata data.